Non c'è merito! Non c'è merito! Massimo Piras, presidente di Zero Waste Lazio, che ha organizzato questo presidio davanti a Montecitorio. Che cosa si può fare per fermare questa politica dell'incenerimento? Zero Waste Lazio è impegnata da molti anni nell'affermazione della gestione alternativa dei rifiuti che porta ai rifiuti zero, e abbiamo tra l'altro avuto dei risultati importanti, perché a dicembre del 2014 è stata approvata a Roma la delibera Roma Rifiuti Zero in Campidoglio, che è il frutto del lavoro nostro di 3 anni e dei comitati di Roma che noi abbiamo attivato. Zero Waste Lazio è stato anche il motore della, e io sono il primo firmatario della proposta di legge che sta qui ferma in Parlamento da 2 anni, che si chiama Legge Rifiuti Zero, che va nel verso opposto allo Sblocca Italia. Cioè, noi abbiamo detto sulla legge, chiediamo la moratoria, cioè il fermare completamente la costruzione di qualsiasi impianto e addirittura togliere gli incentivi ai vecchi impianti, perché finché questi impianti sono incentivati con i soldi pubblici e il riciclo non è incentivato, noi andiamo nel verso contrario a quello che ci chiede l'Europa. Ci può spiegare il rapporto che c'è tra raccolta differenziata e inceneritori? Cioè, voi dite che se si fanno gli inceneritori ovviamente si va ad affievolire il risultato della raccolta differenziata. Ci spieghi questo concetto? Perché quello che viene differenziato non si può bruciare, e per questo adesso assistiamo al fenomeno per cui ci sono, mi pare, già 25 impianti che hanno preso fuoco improvvisamente, impianti di compostaggio, impianti di riciclo. C'è una guerra in atto perché ci sono in ballo miliardi di euro su questo business dei rifiuti, su cui noi chiediamo che la salute pubblica, e questo è lo slogan, la salute pubblica sia il primo punto di riferimento. L'inceneritore e le discariche provocano tumori, quindi questa tecnologia non può essere ulteriormente implementata, ma deve essere addirittura azzerata quella esistente. Dobbiamo fare quello che intelligentemente ci consiglia la natura: riciclare a freddo, riutilizzare i materiali e farli diventare nuova materia prima. Allora, noi abbiamo già chiesto che gli impianti dell'AMA vengono riconvertiti a recupero di materia per non produrre più il CDR, e abbiamo chiesto che vengano chiusi gli impianti di incenerimento, o perlomeno chiuso il conferimento da parte del Comune di Roma a questi impianti. Credo Sblocca Italia, dove si paventa la realizzazione di nuovi inceneritori, il potenziamento e riaccensione di Malagrotta, per esempio, che ci abbiamo, noi parliamo da Fiumicino, ce l'abbiamo praticamente dentro casa, ci sembra una misura legislativa, politica, una scelta completamente sbagliata, ed è il motivo per cui oggi siamo venuti qui a fare questo presidio simbolico. Ricordo che l'impianto di Malagrotta è un impianto privato, non è l'impianto del comune, quindi Cerroni si può accordare con qualsiasi altro soggetto per comprarsi, per farsi portare il CSS. Ora, la questione dirimente è che mi sembra che il sindaco Marino ieri ha confermato che non vuole inceneritori su Roma, perché quello che è costruito a Malagrotta è fermo, è un inceneritore che non è stato mai collaudato, perché non funziona e perché non ha mai prodotto un grammo di energia rinnovabile. Allora, questo decreto prevede il raddoppio di una cosa che non funziona. Saremo costretti a scendere nuovamente in piazza, ma a chiedere anche interventi da parte degli enti locali che ci rappresentano, perché in fondo il parere viene chiesto alle regioni, le regioni dovranno sentire anche i comuni che di riferimento. Quindi noi viviamo a Fiumicino, il nostro comune ha deliberato, ha fatto un ordine del giorno dove si dichiara contrario all'incenerimento in genere e alla riaccensione e potenziamento di Malagrotta. Ecco, chiediamo che anche i nostri comuni, le amministrazioni che ci rappresentano, ci diano man forte in questa battaglia. Anche Slow Food, con Francesca Rocchi, vicepresidente nazionale dell'associazione, qui presente a Montecitorio per manifestare contro la politica dell'incenerimento. Noi siamo contro questa politica ambientale che sta portando avanti il governo, e la riteniamo assolutamente sbagliata, ottusa, vecchia, anacronistica, e quindi siamo qui in piazza per dimostrare che ci dobbiamo essere, ci dobbiamo mettere la faccia. Lo Sblocca Italia prevede anche la coltivazione di idrocarburi, le famose trivelle. Qual è la posizione di Slow Food su questo tema? Inaspettabilmente siamo ritornati a riproporre l'estrazione attraverso le trivelle nei mari. E non siamo tutelati nel fatto che non ci possano essere dei disastri ambientali, ma soprattutto
Ma siamo così convinti che possa essere questa la soluzione di un problema energetico? Quanto stiamo investendo in altre fonti che sono quelle pulite e quelle alternative? Nello Sblocco Italia, appunto, come vedete, non c'è solamente il problema degli inceneritori, ma purtroppo sono tanti capitoli che vanno assolutamente contrastati.